Siamo con il sindaco di Agnone, Daniele Saia, sindaco nonché presidente della conferenza dei sindaci del Molise. Come primi cittadini avete un grande compito, quello di far valere i diritti in materia di sanità. Verso quale obiettivo è indirizzata la vostra azione? Chiaramente siamo in prima linea e riceviamo le istanze di tutti i cittadini. Oggi il sistema sanitario molisano deve uscire fuori da questo commissariamento, speriamo il prima possibile, e soprattutto deve accettare la sfida di riorganizzazione del sistema sanitario, che sostanzialmente va su due grandi linee: la rete ospedaliera, che va per le patologie tempo dipendenti, e soprattutto per la sanità territoriale. Questo nuovo modello di gestione sanitaria e di prendersi in cura del cittadino, partendo dall'analisi delle cronicità del cittadino anche su una base di dati statistici. C'è la tendenza sempre meno più a ospedalizzare e sempre più assistere il cittadino sul territorio. Dobbiamo far passare questo nuovo messaggio, quindi questo cambiamento culturale, e renderlo efficiente ed efficace affinché tutti i cittadini abbiano una sanità che sia uguale in tutto il territorio nazionale e soprattutto che permetta agli stessi cittadini di vivere nel luogo dove risiedono in modo tranquillo, perché sanno che l'organizzazione del sistema sanitario fatta in questo modo funziona e dà risposte rapide e certe ai cittadini. Da un'attuazione delle cose quindi si passa anche a un livello comunicativo delle nuove proposte delle linee sanitarie, proprio per far capire ai cittadini che possono essere curati anche tramite assistenza domiciliare. Quali passi fare per farli arrivare a questa consapevolezza? Abbiamo dalla riorganizzazione ospedaliera, che passa attraverso le case di comunità, gli ospedali di comunità e i centri territoriali, che nella regione Molise dovrebbero essere due. All'interno di queste strutture dovrebbero operare sia i medici di base, sia delle equipe multispecialistiche che danno assistenza anche a distanza con la telemedicina in funzione della cronicità che viene registrata per ogni paziente. Assessore Luca Praetano alle politiche sociali del comune di Campobasso, si parla molto di cure dal punto di vista fisico, ma ovviamente non vanno dimenticate anche le cure psicologiche e anche le cure che sono relative all'integrazione sociale delle persone in difficoltà. Secondo lei quali sono i mezzi di azione, i mezzi di intervento su queste tematiche? Ma in realtà noi siamo un po' distanti dall'ideale nel nostro territorio, abbiamo molte carenze da questo punto di vista. L'integrazione sociosanitaria è qualcosa di cui spesso si parla, ma purtroppo stiamo ancora attendendo che venga realizzata. Abbiamo cercato in passato delle interlocuzioni, ma ancora c'è molto da fare. Purtroppo il nostro territorio ha bisogno di strutture per questo. E quindi quali le strategie proprio per integrare queste persone? Ma dipende molto dalle patologie. Sicuramente la medicina territoriale, di cui oggi si sta parlando in quest'ambito, in questo convegno, è molto interessante, molto importante. Noi come comuni, come enti, possiamo fare ben poco se non c'è l'aiuto da parte dell'azienda sanitaria, e è in questo che noi dobbiamo trovare la soluzione. L'integrazione è possibile se c'è sinergia tra i vari enti. Ci ha raggiunti anche il dottor Sergio Pastò. Lei, nel tema della sua relazione in questa giornata dedicata alla medicina territoriale, parla anche di innovazione. Innovazione che diviene fondamentale per una sanità all'avanguardia e rispondente ai bisogni dei cittadini. Spesso come innovazione si immagina soltanto un rinnovamento tecnologico delle attrezzature o degli strumenti. In realtà, per costruire una medicina territoriale che sia veramente funzionante, quindi che sia efficace e allo stesso tempo efficiente,
e che non disperda le risorse, che purtroppo sappiamo sono abbastanza limitate. C'è bisogno anche di grandi idee e rinnovamenti anche nelle modalità di organizzazione e di gestione del sistema. Io porterò l'esempio di due modalità operative. Una, la cosiddetta lean organization, cioè l'organizzazione snella, che prevede soprattutto di valorizzare quelli che sono gli esiti dei trattamenti e delle cure. Si tratta di superare alcune logiche, anche di tipo campanilistico, o di, se vogliamo, di bottega anche di alcuni settori della stessa organizzazione sanitaria, in cui i vari reparti, i vari settori, i vari uffici funzionano come se fossero compartimenti stagni e hanno rapporti solo burocratici istituzionali fra di loro. Ed invece una sanità che funziona deve avere una gestione collettiva, estremamente collegata, che prevede collegamenti tra i diversi soggetti, i diversi stakeholders che partecipano al processo assistenziale. Ritagliare quindi un programma di trattamento non solo sanitario ma anche sociale che tenga conto dell'insieme dei fattori che hanno determinato la malattia e che spesso la mantengono. Medicina territoriale fa letteralmente rima con assistenza territoriale. In quale modo è possibile integrare l'innovazione sotto questo profilo dell'assistenza a domicilio, delle cure a domicilio? Ma vede, come le dicevo, la prima cosa è cambiare completamente paradigma. Non esiste una medicina territoriale e una medicina ospedaliera. Bisogna mettere al centro i bisogni di salute del paziente. Mettendo al centro i bisogni di salute del paziente, bisogna che tutte le componenti che possono influire sul suo stato di benessere devono essere in qualche modo affrontate, studiate e corrette. Il malato acuto di una certa età che torna a casa e non trova l'ambiente adatto per poter continuare le sue cure, oppure non trova un'assistenza che gli permette di essere curato perché non autosufficiente, ha vanificato anche l'azione del trattamento acuto. Quindi la nuova medicina territoriale è un ribaltamento che, ponendo al centro il paziente delle cure domiciliari, fa sì, e non soltanto di quelle domiciliari, che in tutti i soggetti che partecipano, e non solo soggetti di tipo sanitario, ma anche sociale, economico, istituzionale, terzo settore, insieme collaborino a creare un programma che preveda non soltanto il momento della cura, ma che preceda anche questo con un'azione di prevenzione, la cosiddetta medicina d'iniziativa, che si faccia carico del paziente in tutti i suoi bisogni, anche di tipo a volte economico, sociale. Dottoressa Nicolina Del Bianco, esponente del Molise di domani, avete proposto questo convegno che affronta i temi della medicina territoriale. Perché questo convegno e quali sono le strategie per il futuro di questa regione? Come comitato promotore della coalizione civica per il Molise ha inteso affrontare sul territorio, semplicemente perché la sanità, se vogliamo, è un po' il problema dei problemi, perché intanto porta via quasi l'80% del bilancio regionale, ma soprattutto perché noi viviamo in Molise 13 anni di commissariamento di questa sanità. Siamo l'unica regione che ancora adesso
subisce un commissariamento ed ha un grosso debito sanitario. Ci siamo resi conto che il territorio molisano si trova in una situazione veramente, si potrebbe usare questo termine, drammatica, perché effettivamente al di là della sanità, con i suoi problemi, con le sue difficoltà, con i suoi ospedali che soprattutto in questa fase che abbiamo vissuto ultimamente del Covid, non ha saputo rispondere alle esigenze dei cittadini. Noi ci siamo resi conto proprio di questa difficoltà, perché tanta gente si lamenta, grida, si sente disperata, però poi non ha la forza di tradurre queste problematiche in azione politica. Tutto questo ci ha portato a voler aiutare tutti coloro che hanno qualcosa da dire e ragionare insieme, metterlo insieme per poi tra due mesi riflettere su questi argomenti e vedere quello che effettivamente può essere condiviso. Le discussioni inerenti al tema sanitario per il momento terminano qui. Da Campobasso è tutto. Voi potete continuare a seguire Telemolise al canale 11 del Digitale Terrestre in Molise e in Abruzzo e sul sito telemolise.com. E non dimenticate di seguire anche i nostri social Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Con la novità dell'accesso ai nostri contenuti anche tramite Smart TV abilitate. L'appuntamento è alla prossima puntata per un'altra storia, un altro paese e un altro viaggio in Molise.